Cancro, carissimi, c'è un quotidiano che è vivacissimo, pieno di cose da fare, di impegni nuovi, di lavoro anche, che forse non vi lascia neanche grandi spazi da dedicare a voi stessi. E quindi bisogna trottare. Le vostre giornate sono un po' come un giallo. Sapete come iniziano, ma non sapete quando e come finiranno. Né quando andrete a letto, né con chi. E perché questo è anche un momento in cui l'aspetto amoroso formicatorio non è così ben definito, soprattutto i nati ai primi di luglio con Saturno opposto, forse devono fare i conti con una serie di scremature, di selezioni, di cesure che sono in questo momento necessarie. Bisogna guardare un po' in faccia la realtà. Con l'opposizione succede sempre questo. Giovedì e venerdì c'è la luna migliore della settimana, nel corso grazie alla quale potete portare a casa successi golosi.